L'attività della sostanza diversamente continua ininterrottamente, e continuiamo a manifestare la nostra opposizione a questo progetto, al progetto che Green Factory ha presentato per il nostro territorio, e francamente vediamo un muro di gomma di fronte a noi, che sicuramente è una strategia che crede di sfiancarci e di farci spegnere come una candela. Invece ci fa sempre più indignare, e non fa indignare soltanto a noi, ma fa indignare ai cittadini di Vallefoglia, a tutti i firmatari che hanno sottoscritto la nostra petizione, che ricordo sono 5.080, e nella determina 119 del 18 febbraio, la provincia, di Pesaro Urbino constatava che le firme raccolte erano 5.004 anziché 5.080, comunicate dall'amministrazione comunale, quindi c'è stato una conferma che le firme erano del territorio di Vallefoglia, ma nonostante questo il silenzio è assordante, quindi nessuno proferisce parola, nessuno degli assessori esprime il proprio parere in merito a questo progetto, si sono limitati a fare due semplici pagine di osservazioni, firmate poi da un tecnico comunale, quindi nemmeno secondo me, pensate o scritte di loro pugno, contro le 39 pagine che noi invece abbiamo presentato, depositato di osservazioni, a dimostrare il fatto che questo progetto presenta innumerevoli lacune. E quindi diciamo che questo silenzio, oltre ad essere irrispettoso, non tanto nei confronti dell'associazione, quali sicuramente siamo visti dei disturbatori, ma nei confronti dei cittadini, evince sicuramente che c'è una volontà politica di portare avanti questo progetto e quindi è giusto dare una paternità a questo e l'unico responsabile di tutto ciò è il sindaco Palmiro Ucchielli che tutta questa mega operazione di informazione nei confronti, di informazione trasparente nei confronti dei cittadini non l'abbiamo mai vista, non è mai stato fatto un incontro in contraddittorio e sono sempre stati fatti incontri con la proponente. Con l'azienda Green Factory, che è Marche Multiservizi, che ovviamente spiega tutto il processo di progettazione, di realizzazione dell'impianto, logicamente dichiarando che è la panacea di tutti i mali. Questo è ovvio, visto gli utili milionari che poi derivano da un impianto come questo. Qualche settimana fa il consigliere del centrodestra di Vallefoglia Paolo Borlinghi aveva invitato Green Factory, amministrazione comunale e la vostra associazione ad un incontro che poi però non si è tenuto. Se ci spieghi un po' i motivi. L'associazione diversamente nelle ultime settimane ha fatto delle videoconferenze con i gruppi politici di Vallefoglia e quindi abbiamo incontrato il centrodestra per Vallefoglia, abbiamo incontrato il Movimento 5 Stelle e abbiamo incontrato gli Articolo 1. Non possiamo in questa fase rendicontare diciamo, i vari appuntamenti perché ci manca il quarto appuntamento che è con Civici e Democratici per Vallefoglia, ai quali da oltre un mese abbiamo inoltrato la PEC, ma non abbiamo ad oggi ricevuto risposta. Ho sollecitato personalmente tramite WhatsApp il Presidente del Consiglio Comunale, ma non abbiamo ricevuto risposta. Speriamo che ci dia un incontro quanto prima, così possiamo rendicontare gli incontri fatti. Riguardo la richiesta del centrodestra e quindi di Borlenghi, abbiamo motivato nell'incontro che abbiamo fatto che non c'è nessun problema a fare un contraddittorio. Però il signor Borlenghi chiede l'utilizzo di tre tecnici e tre tecnici comunque sono persone professionali che richiedono comunque un costo e quindi dovevamo capire perché voleva tre tecnici e chi sosteneva il costo di queste persone.